Come dicevi, il fatto che è tutto tratto da una storia vera, cioè dal fatto che sia successo, comunque ti, non so, a me fa risuonare dentro delle cose diverse che invece dall'inventarsi totalmente un personaggio, questo da una scrittura, da una sceneggiatura inventata. Non lo so. Qual è la differenza e perché c'è? Ma io l'attore la sento quando so che quel tipo di personaggio è esistito. Allora mi chiedo, non so, cosa ha fatto, come ha fatto determinate cose, piuttosto che inventarle, come può camminare, come può prendere quella cosa. Forse anche già la domanda stessa, come prendeva, come, appunto, il fatto che sia esistito. Tutto il mondo che da queste persone che sono esistite a i luoghi che sono esistiti, lo dicevo prima, cioè ti risuona tutto, anche quando vai sul set e fai quelle strade in macchina per raggiungerlo. Io mi ricordo che facevamo 40 minuti. Sì, dal campo base ad arrivare questo, dove tipo, lei brucia la casa, lì per Pitaro. Sono vari comuni, quei posti del Pollino, Esatto, vero? ma con questi furgoncini, le strade Poi che non sono complicato. state, perché sono molto complicate, come per esempio, i film su quelli, anche se devo parlare di quello di Anime Nere, perché su un'altra tarantella che facevamo su, mi ricordo che c'era la costumista che ogni mattina piangeva perché ci accompagnavano gli uomini della forestale. C'era questa strada che sotto bastava fare così e c'era una specie di dirupo e la costumista tutte le mattine piangeva. Abbiamo Per avuto paura. dire che anche andare, attraversare e andare lì è come se si sta, almeno a me fa questo effetto, ci si sta preparando. Certo. Ci si sta mettendo addosso bene il vestito Della del scena di prossimo. diventare quella cosa lì. Io uso sempre questa parola della corruzione, del momento della corruzione, cioè io divento quella cosa lì, divento quella bestia lì dello zio, divento Luciano del Venere, corrompo il mio corpo, corrompo la mia faccia. Fabrizio, lo lascio in un'altra Un'altra parte, parte. è un'altra cosa. Ognuno è com'è, cioè una timidezza. Cioè. Poi quando ci si mette il vestito, questa è una cosa che negli ultimi anni, rispetto agli anni giovanili, che magari ancora erano gli anni della sperimentazione, no? Il teatro, un po' quello che ci si muoveva fisicamente, no? Le cose un po' la danza, la teatro danza. Adesso negli ultimi anni, anche perché lavoro a teatro con Rino Marino, con cui ho la compagnia, dove i personaggi, il vestito negli ultimi anni ha una sua importanza. Nel momento stesso in cui hai il vestito di Camerino e te lo stai mettendo addosso, è proprio un momento catartico, È così, creativo nello e stesso tempo, creativo, ovviamente. certamente. Diventi quella cosa lì. Per esempio, mi ricordo La Terra dei Fini, Claudio Copernici, tratto dal fumetto dei Cibi. Avevo addosso questa sacca strana, questo cappuccio, che mi rendeva una roba lì, e quella cosa già mi faceva cambiare la voce, era strana, diventavo già quella cosa La lì, scena a cioè, testa in giù. una scena a testa in più. Cioè, non so se ho risposto alla tua domanda, No, ma tranquillo. di Hai base. inventato il corso, vorrei dire, La Terra dei Fini, Copernici, che è uscito a luglio scorso, è tratto da un graphic novel di Gibi, cioè un Afonso Pacinotto, uno dei più prolifici e importanti autori di questo nuovo tipo di letteratura che c'è in Italia, per fortuna, ed è sempre molto più, sempre più seguita, ed è ambientata in una laguna, che è quella più o meno Veneta, diciamo, in una situazione post-apocalittica, dopo qualcosa che è successo, e quindi sono persone isolate che vivono in palafitte. E quindi anche lì un certo tipo di abbruttimento. Ed è uno dei film che Fabrizio ha nel suo carniere di quest'anno, insieme a Dan Minuta, che è con Vanessa Scalera e Rosa Palasciano, molto importante, piccolo film, visto la
sta del cinema di Roma, di Giuseppe Polito, insomma. O anche Eleonora Addio, no? Eleonora Addio, di cui parleremo dopo, naturalmente. All'appello. Esatto. Mio nonno aveva lo stesso cappotto, lo stesso borsalino, e c'era quella cosa lì, no? Dicevo, vedete le foto a mia madre. Sì, preciso al tuo nonno, preciso al tuo nonno. E aiuta, e lui era che aiuta. Il Leonardo Addio è la persona che viene incaricata di portare le ceneri di Pirandello, Paolo Taviani, lo straordinario Paolo Taviani, le ceneri di Luigi Pirandello, una cosa che è venuta realmente in treno, di riportare dalla Sicilia a Roma per un funerale di Stato, diciamo, alla fine degli anni 30. E lì il cappotto e il cappello hanno un'ulteriore valenza.